quando si parla di medicina di genere, forse una delle patologie di cui ci si dovrebbe occupare di più è proprio l'infarto del miocardio, una patologia nella quale purtroppo le donne vanno incontro a una mortalità decisamente superiore rispetto agli uomini. Si stanno studiando molto le cause di questo fatto, molto, molto importante e molto grave. Noi ce le siamo fatti spiegare da chi appunto sta dedicando tanto tempo a queste ricerche, che ha pubblicato studi molto importanti in questo ambito, dal professor Bugiardini, che abbiamo incontrato qui a Parigi al congresso annuale dell'ESC. Professor Bugiardini, la reazione di uomini e donne dopo un infarto del miocardio sono abbastanza diverse, c'è un effetto di genere abbastanza marcato, ecco, ce lo dice, ce lo spiega, professore? Sì, certo. Prima di tutto il fatto che ormai è noto è che le donne muoiono di più dell'uomo dopo l'infarto. È giusto quindi domandarsi perché. Il perché, abbiamo trovato almeno due fattori che possono condizionare questo. Il primo, è forse il meno importante, però abbastanza importante, è che dopo un'angioplastica, uno stent, un intervento, pur aprendosi la coronaria nella stessa misura nell'uomo e nella donna, il flusso nella donna è subottimale, è inferiore. Perché? Probabilmente, qui si va sul probabilmente, ci sono fenomeni di vasocostrizione che permangono e quindi la necessità di farmaci aggiuntivi che la contrastino durante l'angioplastica. Professore, magari anche legati a fattori ormonali questa vasocostrizione? Può essere a fattori ormonali o comunque a fattori biologici, certamente, che si estendono al di là dell'età della menopausa. Essendo a conoscenza di questa vasocostrizione, ci sono dei provvedimenti che si possono mettere in atto? Certamente, bisogna cercare di migliorare il flusso dopo l'intervento di angioplastica. Ci sono diversi farmaci, andranno provati quello che funziona meglio in questa situazione. Professore, c'è poi un secondo fattore, oltre al tema della vasocostrizione, che incide appunto sulla mortalità nelle donne, appunto innalzando rispetto all'uomo. Qual è, professore? Il secondo è più importante perché è molto più vasto. Cioè la donna ha una frequenza maggiore di edema polmonare, cioè di scompenso cardiaco dopo l'infarto, rispetto all'uomo. Ma ciò che è ancora più severo è che se noi prendiamo 100 uomini e 100 donne con lo scompenso cardiaco, muoiono molto più donne, metta 25% rispetto agli uomini 20%. Quindi già la frequenza maggiore, poi muoiono di più se ce l'hanno, diventa un effetto moltiplicativo e diventa una delle ragioni principali che creano la differenza di mortalità. E perché questo aumento di edema polmonare? È spiegabile? No, sicuramente è un fenomeno, sicuramente biologico. E le implicazioni sono gravissime, perché l'implicazione vuol dire che tutto ciò, uno, dobbiamo trovare farmaci per anticipare o bloccare questo nelle donne. Due, ci poniamo il problema se trials che non abbiano un reclutamento del 50% stiano a dia una risposta giusta anche per le donne o come è solo per gli uomini, perché senza il 50% il risultato è falsato solo per gli uomini. Professore, alla luce delle cose interessantissime che ci ha detto, anche tenendo conto che sono anche argomenti molto nuovi in cui la ricerca è ancora in corso, i suoi studi appunto sono sicuramente pionieristici ma andranno poi ancora ulteriormente confermati, che suggerimenti possiamo dare appunto nella pratica clinica quotidiana ai medici appunto delle unità di urgenza appunto che vedono persone, uomini e soprattutto in questo caso donne dopo un infarto? Anche se non siamo certi se questi farmaci che attualmente stiamo usando saranno quelli di successo, ritengo che sia però necessario intervenire immediatamente, anticipando di fatto lo scompenso nella donna con infarto, perché sappiamo che la sua morte passa attraverso lo scompenso. Quindi non attendere che abbia i sintomi dello scompenso, eccetera, perché è troppo tardi, siamo già in una condizione avanzata. Il prima possibile dare i farmaci che attualmente utilizziamo, anche se non ci sono sintomi nello scompenso.